tutti in classe, in presenza, evitando così la didattica a distanza, perché gli indirizzi di studio del Sabatini Menna di Salerno necessitano inevitabilmente di una presenza dello studente per le lezioni pratiche. È tutto pronto per la nuova stagione scolastica, dopo un'estate trascorsa a ridisegnare gli spazi dell'istituto per garantire il rispetto delle normative anticontagio e consentire così agli studenti, ma anche al personale docente e scolastico, di vivere la scuola in totale serenità. Avevamo uno scopo, che era quello di fare in modo che i ragazzi tornassero a scuola, e del resto questa problematica individuale nasce dalla realtà di contesto. Ogni scuola ha una realtà formativa, ogni scuola ha una realtà diciamo diversa rispetto a spazi, edifici scolastici, e quindi ci sono anche tutti i colleghi e quindi tutti i dirigenti scolastici hanno lavorato anche durante l'estate insieme ai collaboratori, agli assistenti amministrativi, e per poter in qualche modo riuscire a dare la possibilità agli studenti di tornare a scuola. C'è anche un gruppo di lavoro, voi sapete molto bene che è il Comitato della Sicurezza Covid che si è costituito, c'è un medico competente, un responsabile della sicurezza esterno, ci sono docenti interni incaricati per poter diciamo lavorare insieme, armonizzando le esperienze, armonizzando la realtà, e sempre con uno scopo. Lo scopo sono gli ragazzi. Tutti in presenza comunque, anche perché, come lei ha detto, voi fate scultura, pittura, lo dico per semplificare, non si può fare virtualmente. Noi abbiamo 6 indirizzi di studio, uno sperimentale teatro del liceo artistico che è riconosciuto dal Ministero. L'immaginare di poter operare sul piano della progettazione del laboratorio attraverso la DAD, chiaramente diciamo, per noi è impensabile da un certo punto di vista. La DAD è servita, è stata utile, e questo lo dobbiamo riconoscere nel periodo in particolare di chiusura della scuola, ma pensare anche che la conoscenza e quindi anche le aree disciplinari comuni, l'italiano, la storia dell'arte, la matematica, la filosofia, possono essere costruite diciamo, insieme ai ragazzi attraverso la DAD, beh, questo diciamo, io ho molti dubbi al riguardo. Cioè, io credo che la DAD sia uno strumento chiaramente utile quando ci sono delle difficoltà, ma la scuola è vita. Io ho sempre vissuto la scuola come comunità educante, la scuola è una comunità educante.